Prima di dirti della mia formazione, devo confessarti di essere un uomo fortunato, perché in sostanza io sto facendo e sto operando con i miei interessi che avevo fin da piccolino, quindi una migliore fortuna di questa, una maggiore fortuna è difficile considerarla, perché quanta gente, dico, si trova a dover fare delle operazioni o quantomeno un mestiere che non condivide con la sua intimità e quindi è costretto a farlo ovviamente per ragioni di vita, di sussistenza. Io ho voluto dipingere, volevo dipingere e quindi ho continuato sempre a dipingere. La fortuna, la vita, le situazioni mi hanno aiutato, nonostante certe difficoltà iniziali che non sto a dire, ma comunque sia, dico, io faccio ciò che sento. La formazione iniziale è nata a Urbino, ambiente ideale per cultura, per ambiente, per spazio, per natura, per tutto ciò che è quello che deriva dalla sua tradizione e deriva dalla sua attualità. Una formazione un po' particolare e sono in un certo senso anomala, perché io da piccolino ho seguito un nonno che era la persona ideale, come tutti i nonni poi d'altronde, una persona ideale che ti stava accanto affettuosamente, pieno di idee, pieno di fantasia, pieno di interessi, pieno di amore per le cose, soprattutto per la natura. Ricordo che si incantava per, diciamo, un uccellino che aveva spesso nelle sue mani e che gli cadeva non so come, per quale affettuosità o per quale richiamo. E così amava gli alberi, amava le cose. Per me era una favola continua, uno spazio ideale, perché poi il nonno sapeva anche commuoversi e questa era la cosa forse più importante. E io mi chiedevo come fa a commuoversi per un albero, a commuoversi per un animale. Spesso si andava al Marcatale, allora chiamato così, dove c'era il foro bovario e c'erano i cordai. E mi ricordo questo foro bovario, ero un bambino ovviamente, avevo 4-5 anni e così via, pieno di buoi, questi buoi che per me diventavano già fin da allora degli esseri particolari, non parlo di animali particolari, degli esseri particolari, ma erano motivazioni inconsce, perché ovviamente quello che poi ho fatto in un secondo tempo, diciamo così, l'estensione di una fantasia che mi ha portato poi a ricrearli in mille maniere, in mille modi, facendoli vivi di umori umani, facendoli pieni di vita. E il nonno spesso mi indicava, no, il particolare dell'animale, la struttura dell'animale, ma lo faceva con affettuosità, mentre io già riuscivo a percepire delle forme, o quantomeno delle latitudini particolari, diventavano montagne, diventavano scogli, diventavano casa, diventavano maternità, diventavano tutto, però ripeto, allora erano cose inconsci, quindi era una cosa un po' particolare. Successivamente avevo l'ausilio e la compagnia, un po' strana perché era strano lui stesso, uno zio che dipingeva anche mio padre e dipingeva molto bene anche il fratello di mio padre, ma molto meglio dipingeva il fratello di mia madre. Ho detto un essere strano che parlava poco, però guardava con profondità le cose, in un silenzio tutto particolare, a volte mi sembrava perfino arcano, così tra quegli alberi, tra quelle cose, e aveva e dipingeva ad acquerello. Ecco, dico, questa è un po' una nascita particolare. Io ricordo che avevo una scatola di Rembrandt, una scatola che per me è fantomatica, appare come un talismano,
mi appariva come un talismano, come un essere, diciamo, un soggetto mediatico. E io la guardavo e lo zio mi ripeteva spesso: per carità, non la toccare, non la toccare. Quindi a me rimaneva lo sguardo, rimaneva. E non me la faceva toccare. Dice: se vuoi, tu prova, disegna. E aveva anche delle matite colorate. Dice: prova a disegnare con queste, ma non mi toccare gli acquerelli. E questa è stata la prima cosa. Ora, quella scatola è nella casa Avita. Io credo che sia lì. Ma lo zio, altrettanto strano, non ce la fa vedere, perché dice, è rimasto una specie di sacrario dove ci sono tutti gli oggetti dei nostri nonni e così via, e quindi non si tocca nulla. Ma io spero di trovarlo un giorno, se non altro perché voglio rincontrare, diciamo così, quell'impressione, quell'emozione così particolare di questa scatola con questi godet dentro, i cui colori a un certo momento sfavillavano e mi sembravano chissà che cosa. Quello del bue è una cosa un po' particolare, perché poi successivamente io mi sono messo, fin da piccolo ovviamente, anche prima che iniziassi la scuola, già alle elementari, io disegnavo questi animali così. E ti ripeto, intuivo, perché poi in fondo l'espressività vera è intuizione, in quanto è quella che poi determina una traccia, una creatività, una personalità e così via. Ammesso che io poi l'abbia raggiunta. Ma comunque sia, dico, questi animali mi apparivano così, ma sentivo però la necessità di studiarli, di approfondirli. Quindi ho cominciato fin da allora a studiarli da vicino. Non andavo nelle stalle, anche se con mio nonno spesso mi portava, diciamo, dai contadini, perché lui lavorava per le ire, quindi era il muratore delle ire e spesso si trovava in campagna. Ma per me già la campagna era una culla, un teatro incredibile, perché entrare nella stalla, sentire l'odore del letame, eccetera, io dico odore, ma qualcuno dirà puzza, ma comunque per me era un odore, lo strame. Quindi tutto si determinava, tutto calcava a fondo dentro di me, pur non essendo consapevole che queste viscere e questi assorbimenti poi sarebbero diventati espressioni, sarebbero diventate, diciamo così, immagini. E ho studiato tantissimo, tantissimo, tantissimo. Io potrei farti vedere migliaia di studi, perché per fortuna ho ancora tante foto, ma non da allora certamente. Comunque ho sentito la necessità di studiarli a fondo. E io credo che abbia fatto migliaia, migliaia, migliaia di studi in modo di impossessarmi di queste forme. Non tanto per la ragione strutturale, te lo confesso, non è tanto quello, perché poi in fondo, guarda, studiare, io ho un'idea molto particolare dello studio, perché o si assorbe per una ragione, per un riferimento e per una finalità, oppure rimane fine a se stesso, per cui potevo essere magari un ottimo stilista, diciamo così, delle forme, o quantomeno un virtuoso, ma non certamente proiettato verso delle idee finali che mi prefiggevo e che sentivo già in nuce. È ovvio che si vede un po' tutto in una forma che si ama, in una struttura che si ama, ma nel bue, oltre che la fatica, oltre che la sintesi di una forma, oltre che anche l'immagine tradizionale che si aveva poi del bue, pensiamo all'immagine carducciana o fattoriana, ma non mi interessava tanto quello, non mi interessava, ti ripeto, quanto la forma, nella forma, quanto invece quello che mi dicevano poi dentro, oltre la fatica, oltre il lavoro, oltre la loro esperienza rurale, mi interessava qualcosa di più, perché ci vedevo un recupero di affetti, ci vedevano un recupero di qualcosa che era dentro di me. Uno può dire: ma perché in un bue? In fondo ci sono tante persone che ti sono vicine o meno, che sia. Quindi hai il conforto della parola, il conforto dello sguardo, hai il conforto della riflessione. Ma io col bue conversavo veramente, in un certo senso. E soprattutto questa capacità di affetti che vedevo in quelle forme. Quel senso di protezione, quel senso della famiglia. Ecco, la famiglia.
perché la famiglia? Non sto a dire certe cose che a un certo momento hanno avuto un socchè di tragico e in un certo senso un presagio per altri motivi, ma comunque era un recupero di questa affettuosità. E spesso li ho guardati proprio d'incanto, ammirato, rapito, no? Nelle loro gesta, nei loro movimenti, nel loro farsi da parte di fronte, per esempio, il bue, di fronte a un piccolo vitellino, o quantomeno la grazia di spostarsi verso un uomo che li abbeverava o quantomeno le dava del fieno o che sia. No, questo muoversi nella paglia come una, così, una meravigliosa composizione, questo adagiarsi, questo alzarsi, questo senso anche nobile proprio di muoversi. Quindi cose che io non vedevo nell'uomo, senza naturalmente declassificarlo, si capisce. Lo trovavo. Si poteva pensare a una mania, tant'è vero che i primi momenti quando io ho fatto le musiche, dice, ma perché i buoi? Perché? Anche se poi stranamente, di incanto avevano rapito un po' tutti, sinceramente, perché tutti mi chiedevano i buoi. Non tanto perché probabilmente qualcuno ne vedeva uno stile, ma non è tanto lo stile perché io faccio un bue, tutt'al più può essere una maniera, come tante volte si dice, lo stile di Caffè sono i pretini, non è vero, è il modo di farli, è il modo di sentirli, quindi lo stile è l'uomo, non è tanto quello che fa, o perlomeno il soggetto, è come fa, è come si esprime. Quindi mi ero identificato in questi animali, tutti me li chiedevano e quindi... cosa mi dava anche molto piacere, ma io cercavo anche di capire perché poi attirassero tanto. Qualcosa di anomalo in un certo senso anche qui, perché non era tanto la capacità disegnativa che io potevo esprimere, l'abilità o che sia, anche quella contava, sì, ma forse quello che esprimevano dentro, quindi ne usciva naturalmente l'humus delle mie impressioni, delle mie emozioni, il recupero di tutto quello che ti ho detto prima. Questo non per fare retorica, per carità, perché in fondo ho i miei limiti, ho le mie cadute e tante altre cose, come qualsiasi altro uomo in un certo senso, ma soprattutto era questa impressione qui, e quindi me le chiedevano un po' tutti, me le chiedevano questi buoi. Guarda l'affettuosità di quell'immagine lì, la madre che guarda il figlio. Si parlava prima della casa Avita, quella dei nonni materni, ma molto più indicativa e più suggestiva in un certo senso era la casa dove abitavano i nonni paterni, ed era la casa di Timoteo della Vite, maestro di Raffaello, ancora esistente il monumento su in cima al monte, accanto al monumento stesso di Raffaello. E in questa casa, che mi sembrava enorme, forse è enorme, io non l'ho più visitata, no, animata da tante figure, perché poi erano continuamente venivano amici del nonno, della nonna e così via, dico, così alta, così spaziosa, con queste cantine larghissime, piene di volte, ve lo ricordo così in un certo senso. E il nonno mi parlava di questa figura leggendaria, che per me sembrava leggendaria, forse ricamata un po' dalla fantasia e così via. E quindi sostanzialmente questo ambiente è stato importantissimo. Dovevo doverosamente ed anche entusiasticamente parlarti di Urbino e della Scuola del Libro, la mitica Scuola del Libro degli anni 50, quanto era conosciuta, lo è ancora tuttora ed è sempre un riferimento, ma era conosciuta in tutto il mondo. Una scuola multietnica, potrei dire, perché... E con me venivano arabi, francesi, inglesi e così via a scuola. Quindi uno spazio veramente ideale, uno spazio diciamo così umanistico, dove c'erano dei grandi maestri, ma soprattutto degli artisti, con a capo Carnevali. Carnevali per me è stata una figura fondamentale, oltre che paterna, perché mi ha seguito, sempre mi ha seguito, io l'ho seguito fino alla morte in sostanza. Quindi... ho addirittura un epistolario
incredibile in cui mi raccontava tutto, mi narrava la sua storia, mi narrava la sua vita, i suoi percorsi, figura modestissima, nobile, disegnatore incredibile. Io non voglio fare l'apologia perché sia ben chiaro, no, ognuno tende con i propri spazi, nelle proprie relazioni, nelle proprie memorie a edificare o a salinizzare, diciamo così, chi ti è stato vicino, come lo fa qualunque uomo e qualunque personaggio, con la sua terra, con i suoi riferimenti, con le sue amicizie. Ma Carnevali veramente è stato unico, a parte è stato il fondatore poi della Scuola del Libro. Quindi una scuola formativa da un punto di vista, diciamo, soprattutto disegnativo, perché è una scuola di grafica, dove non è che si parlasse di colore, non è che si parlasse di pittura e così via. Carnevali era restio poi a queste cose, sinceramente. Quindi è una scuola grafica, una scuola dell'illustrazione e della decorazione del libro, che mi è servita moltissimo perché ovviamente lì, a parte le tecniche incisorie, la litografia dove io mi sono poi diplomato, ma soprattutto era il disegno. Disegno che era in gran parte sulla figura o anche sul paesaggio quando si andava fuori in estate a disegnare e così via. Dico poi soprattutto la formazione culturale. Io con Carnevali, a parte che Carnevali era un vero umanista, una persona coltissima, oltre che un disegnatore raffinato, incredibile, tant'è che Bartolini dice come Carnevali disegnano solo gli angeli, e questo è tutto dire, con un polemico di quel genere in sostanza. Dicevo la formazione culturale, perché con Carnevali io avevo un sodalizio straordinario. Nelle ore morte, diciamo così, dico le ore morte perché dopo la scuola spesso mi portava in biblioteca dove lui lavorava, dove operava, e io potevo vedere tutti i codici antichi, le vecchie edizioni, qualche incunabola, eccetera. Quindi era già uno spazio ideale, già quello, no? Percorrere quelle storie che lui mi elencava e mi indicava attraverso le sue esperienze incredibili. Quindi è stata tutta una formazione molto, molto particolare, di cui io ancora non solo ringrazio la vita e ringrazio la fortuna, perché parlo di fortuna, di avermelo fatto percorrere quello spazio lì, ma soprattutto di aver trovato queste figure, soprattutto in Carnevali, anche Ceci in un certo senso e tanti altri insegnanti, che poi diventavano tutte figure, diciamo così, estremamente particolari, estremamente indicative, chi per l'uno, chi per un'altra ragione, chi per uno stile, chi per un altro, in sostanza Castellani, Bruscaglia, Sanchini, grandissimo incisore, e tanti altri, gli amici, ma soprattutto per me è stata una famiglia, perché guarda, io la scuola non amo molto Urbino, e non certamente per la sua storia, eccetera, per ovvie ragioni che non sto a dire, ma comunque sia per me La scuola è stata una famiglia. Io sono stato accolto come un figlio, in un certo senso prediletto e in un certo senso anche privilegiato, forse non lo meritavo, ma sa come vanno le storie, si indicano per tante ragioni, per emozioni, per scelte e così via. E quindi in questa figura paterna, in questa tradizione della scuola, in questo spazio incredibile, perché noi si studiava dentro il Palazzo Ducale, ci si sedeva in quelle sedie e così via, dove naturalmente c'era già stata una storia lontanissima, piena di suggestione, piena di vita. Quindi, ecco, già questo ambiente, già questa natura era di per sé edificante. Mi ricordo gli indugi che io, quando uscivo dalla scuola, di fronte a una finestra, allora riuscivo a capire o perlomeno sentire già la portata indicativa e artistica, l'immagine stessa di Piero, di Raffaello o di quantomeno, insomma, di tutta quella pleiade meravigliosa che aveva operato Urbino sulla guida e sulle proposte del Duca di Montefeltro, in sostanza. Oltre alle ragioni stilistiche che erano limitate e riferite naturalmente ai programmi e così via, ecco, la cosa che in me permaneva oltre al bue, eccetera, era poi anche la sostanza del suo ambiente, la natura. Urbino allora era una città, un borgo eletto in un certo senso, e quindi la natura faceva parte, entrava dentro l'ambiente.
per dirti, ricordo addirittura che negli anni 40, negli anni 50, ultimi anni, ma soprattutto gli anni ultimi dei 40, entravano i buoi su in piazza di Urbino che portavano le uve, portavano le botti e così via. Quindi voglio dire, anche se questo era a margine, ma quanto entrava la natura, no? Questa sostanza della natura. Questo paesaggio che era il corollario, era il, diciamo così, il punto perimetrico straordinario di questo ambiente altrettanto straordinario che era il Palazzo Ducale, con tutta poi la sua architettura e tutto ciò che lo circondava. Quindi il paesaggio è stato sempre per me indicativo, è stato sempre per me un punto vitale che non volevo dimenticare, non volevo, anche se di paesaggio addirittura a scuola se ne parlava poco, se ne faceva poco in sostanza, anche perché erano rare le occasioni che ci portavano fuori gli insegnanti, salvo qualche giorno d'estate e così via. La scuola del libro è stata importantissima, ma come tutte le grandi scuole in un certo senso, compongono un programma, compongono una espressività, un modo anche di gestirsi molto particolare, per cui entra nella formazione, ecco, direi a latere in un certo senso, anche se poi tu approfondisci attraverso quelle esperienze e quindi arrivi a dei risultati, a delle immagini in un certo senso. Però è quella che è la personalizzazione, è sempre un atto postumo, un atto diciamo così, che deriva da tutto ciò che tu hai studiato, hai assimilato, capito, percepito. Io sentivo in un certo senso il limite della scuola, non tanto un limite didattico, quanto una specie di saracinesca, ferma, bloccata per quello che poi erano le indicazioni più intime, più perentorie e più anomale in un certo senso rispetto alla stessa scuola. Quindi voglio dire, l'indicazione di una personalità, l'indicazione di un tema, l'indicazione di un riferimento che faceva parte in maniera molto molto particolare, diciamo così, all'ambiente stesso in cui vivevo, alla natura che vivevo, alle condizioni mie familiari, ai miei affetti. Ecco, la scuola entrava fino a un certo punto in questo ed era anche necessario che rimanesse poi estranea, edificata, diciamo così, nella sua astrazione in un certo senso. Quindi il mio mondo era qualcosa che si esternava. Io vedevo cose nella natura che a scuola potevo fare soltanto alcuni riferimenti. Alberi che si animavano, animali che diventavano personaggi, il monte stesso che prendeva delle configurazioni, monte, la campagna, la collina, che prendevano figurazioni, direi stesse umane, quindi tutta un'osmosi di elementi che mi condizionavano intimamente e mi emozionavano, ma che ero un po' restio a rivelare, sapendo che ci sarebbe stato un altro tempo, un tempo più lungo, un tempo più lontano, in cui io forse avrei potuto approfondire e schermarmi completamente dentro quello spazio emotivo. Negli anni 55-56, appena diplomato dall'Istituto del Libro di Urbino, 19enne, 20enne appena, ebbi la fortuna di vincere un concorso a Pesaro, bandito per la successione alla cattedra di Alessandro Gallucci che aveva lasciato. Ebbi la fortuna di vincerlo e quindi di tornare, di vedere Pesaro, una Pesaro che allora mi sembrava, e tuttora sotto certi aspetti, magica, uno spazio nuovo, vitale, il mare, amici nuovi, interessantissimi, Valentini, Bertini e tanti altri, Piattella. Quindi gente giovane e interessantissima, ma il mare soprattutto con tutto il suo teatro di vita, a parte l'aria, la luce, eccetera, ma le paranze, i trebaccoli, i calafati, la piazza d'armi, tuttora Baia Flaminia chiamata, ma comunque era un teatro di vita con i renaioli, con tutto, si andava lì, si indugiava e si dipingeva e si disegnava per gran parte del giorno.
è stato un successo per me, un successo nel senso che ebbi tanta possibilità di conoscere persone, di conoscere nuovi volti, nuovi personaggi, anche nuove abitudini rispetto a Urbino, che mi sembrava allora e tuttora probabilmente più ferma e più consolidata nelle tradizioni. Pesaro aveva uno spazio nuovo, sinceramente, e quindi non intendevo più ritornare a Urbino, nonostante che Carnevali avesse piacere che io insegnassi all'Istituto del Libro di Urbino. Pesaro è stata fondamentale, ho detto e ripeto, lo è tuttora, perché le consonanze del mare con il mio modo di vedere, il mio modo di pensare, sono costanti. Il mare è sempre nuovo, il mare è movimento, il mare è libertà, il mare è estensione. Ho continuato sempre a dipingere, ho continuato sempre a lavorare sul mare, considerandolo come un riferimento vitale per la mia esistenza, nonostante poi che ci sia e tuttora permanga quella viscera dell'Appennino di cui io sono nato, da cui sono stato generato e che è dipendente da me come un senso profondo di vita. A Pesaro, oltre il mare e le sue estensioni, la sua latitudine, ho avuto la fortuna di conoscere mia moglie, sposarla, che ritengo donna fondamentale per la mia vita. E nello stesso tempo avere la possibilità di conoscere il suo ambiente originario, che era Piagge, sulle colline metaurensi. Un paese particolare, piccolo, anche anonimo se vogliamo, nulla di eccezionale, ma ho capito qual era poi l'ambiente circostante, l'ambiente rurale, l'ambiente agreste. Quella vita che allora era veramente autentica, la vita delle stalle, la vita dei campi, che si coniugavano sostanzialmente, la scoperta stessa anche degli animali, se vogliamo, si coniugavano e si apparentavano con quel senso della famiglia che io avevo sempre dentro di me e che avevo poi la possibilità di scoprire e vivere quotidianamente assieme a mia moglie, ovviamente. Quindi non si è creato un dualismo, perché in fondo io a Piagge si andava nelle vacanze estive, ci si stava dei mesi, ma era veramente, avevo la possibilità di scoprire quel mondo lì, entrare vitalmente e quotidianamente, quindi assumere una vita, scoprire una vita, quella delle stalle, quella della terra, la terra che ho visto soffrire attraverso gli uomini, attraverso i personaggi, personaggi straordinari che ormai non ci sono più, ovviamente, perché erano già anziani, personaggi che, e contadini o così via, anche parenti di mia moglie, che ho studiato a fondo, che vivevano con gli animali, che ci dormivano assieme, che ci parlavano, e quindi tutto un mondo strano, un mondo che era già dentro di me fin dall'infanzia, ma che non potevo avere i connotati giusti se non trovandomi di fronte a una realtà particolare, una realtà che avrei toccato proprio con mano
e sentendone gli odori, i sapori e gli umori. Quindi si è aperto un nuovo teatro di vita, ecco, che è durato a lungo, perché io ho lavorato su quella terra che tuttora vado poi a scoprire, e non dico quotidianamente, ma così a tappi e intervalli, vado scoprendo sempre nel tempo degli anni, in sostanza, e nel tempo che mi permette ovviamente di fare un sopralluogo o quantomeno una vacanza. Quindi, ecco, l'Appennino è ritornato coniugandosi col mare. Memore dell'alto insegnamento ricevuto durante il periodo scolastico urbino, soprattutto nella qualità degli insegnanti di Ceci e soprattutto Carnevali, non ho dimenticato il valore dell'insegnamento, anche perché mi ero sostanzialmente nutrito di tante visioni e di tante possibilità attraverso le letture, attraverso la cultura, l'indagine sul costume, l'indagine sull'arte, sulla letteratura, sulla poesia, sulla musica. Quindi aveva bisogno di un'attendibilità tutta questa sostanza, questa visione delle cose, questa visione anche del mondo, e soprattutto la portata dell'acquerello. Ci fu un momento in cui ebbi una riflessione fondamentale attraverso poi le iniziative di alcuni amici che mi sollecitavano a insegnare questa tecnica. Quindi ho cominciato negli anni 80 a formare un corso che vive tuttora e anche con successo, devo dire la verità. Gente che è entusiasta, gente che continua a venire di tutte le età, e diciamo un po' da tutte le Marche, se non anche dall'Italia. Quindi a formare questo corso è pieno di sollecitudini e pieno di interessi. È stato fondamentale sia per la tecnica, sia per quanto riguarda il rapporto, e soprattutto il rapporto con nuovi amici, con i quali condivido momenti particolari tuttora, soprattutto donne. E questo non sono riuscito mai a capirlo, perché anche gli uomini potevano evidentemente sollecitarsi con questa tecnica. E quindi ho portato a fondo l'insegnamento, e devo dire anche con, come ripeto, con successo. La cosa continua ancora, il rapporto è tuttora esistente, direi quasi quotidiano, e non si esaurisce nemmeno in estate, quando poi si va assieme a dipingere fuori, si va a disegnare e si va a capire quella che è la natura delle cose e quella che è soprattutto l'indagine sulla figura, che si studia quotidianamente e con interessi particolari di indagine, di riferimenti e di ricerca.